Mercury Comics. Ciao a tutti, il Langoliere sempre da Stragulp, è sempre al Cortile del Maglio, dove siamo ospiti per tutto il giorno, e qui con Alessandro in Arte Calla. Ciao. Allora, perché ci siamo fermati da lui? Beh, perché abbiamo visto, qua dietro vedete parte della sua opera. Tu fai fumetti, tra le altre cose. In realtà è stato, cioè, un esperimento molto recente. Io faccio grafica, illustrazione, sì, vendo merchandising online, un po' di cose. Diciamo, mi annoio quasi a far sempre la stessa. E l'ultima uscita è stata questo fumetto a cui ho lavorato quest'estate, grazie a un mio ex professore. Lui si chiama Pier Giuseppe Molinar, ha uno studio che si chiama 70 Magenta, che ha stampato questo fumetto con una tecnologia particolare, quindi ha dei dettagli che escono solo al buio, quindi solo con la luce UV che viene data insieme al fumetto. Insieme al fumetto, sì, sì, sì. E come è venuta questa idea? Allora, l'idea è venuta a lui per sponsorizzare il prodotto, quindi anziché fare, la dico male, il classico Deplian per far vedere le caratteristiche, ha detto facciamo una cosa inusuale, mi ha detto facciamo un graphic novel, e gli ho detto ok. Che sono io però a farlo. L'estate sono più libero, a me piace fare volevo queste andare cose. In vacanza, ma perché farlo? Volevo andare in vacanza, però è bello anche stare un po' a disegnare, certo, fare un lavoro personale, ed è uscita questa cosa qui, è nato il nostro fumetto. Bene, ma la sceneggiatura quindi tutta roba tua? Sì, allora molto semplicemente ho detto piuttosto che inventare cose strane descrivo la realtà attorno a me, è infatti ambientato a Torino, si chiama Torino 8290, però in chiave come la vedo io, quindi c'è una Torino nel futuro che è molto diversa dalla Torino che conosciamo oggi, l'umanità non c'è più. Ah, ecco. Fantastico. Grazie di tutto il pesce, sì, come Armando. Sì, è un bellissimo libro. E niente, c'è un po' la storia di questi due fratelli, sì, che sono i due protagonisti, diciamo. E in poche pagine noi vediamo da quando sono bambini fino a quando diventano degli adulti, una vita di lotta continua, danno botte da orbi. Ah, ecco. Io sono cresciuto a Dragon Ball, One Piece, a Shonen. Quindi vediamo la crescita di questi personaggi fino a un finale che non so spoilerare. Ovviamente. E ci dicevi che oltre al fumetto, anzi il fumetto è l'ultimo arrivato, tu hai fatto grafica principalmente. Sì, il mio lavoro principale è quello di fare il grafico, che insegno anche tra l'altro. Ah. Sì, allo IED. Allo IED? Sì. Illustrazione, vendita delle mie illustrazioni applicate a merchandising, come qua, però oggi è la mia prima volta dal vivo, diciamo, è una cosa che di solito faccio online. Ah, ecco, come mai questa scelta di scendere nel mondo reale? In realtà mi hanno invitato gli amici della Neverland, loro hanno una fumetteria a zona San Donato, sì, e niente, ci siamo conosciuti per un evento, mi fanno vuoi unirti, perché no? Quindi ho fatto il giro proprio al contrario, sì, cioè io ho venduto un sacco di maglie con scritto Torino in giro per il mondo, ma questa è la prima volta che mi interfaccio con la realtà. Sì. Ecco, parlando delle tue maglie, come... Ah, Torino Città Magica, sì, fatto la finale. In realtà ce n'è anche un'altra che è, sì, Torino San Salvario, che però era esaurita, soldato, non sono riuscito a portarla per oggi. Ma di nuovo descrivo quello che ho attorno, in questo caso Torino, ahimè non viaggio molto, sono monotono, quindi Torino, poi non fai le vacanze perché devi fare il graphic novel, e quindi Torino è un po' una costante unita al concept della maglia souvenir, ne avrete viste tante in giro per il mondo, che lasciami dire, di solito sono sempre un po' bruttine, sì, un po' pietose, diciamo. Vorrei fare una cosa che sia souvenir ma anche che metto con fierezza, certo, ed sono nate questa serie. Bella idea. E adesso che hai fatto le prime capatine nel mondo del fumetto, come ti sei trovato? Molto bello, soprattutto vedere il riscontro delle persone reali che lo guardano, ti danno il loro feedback. È diverso rispetto alle altre cose che ho fatto. Sì, 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 perché le illustrazioni rimani sempre un po' nel settore, diciamo. Sì, poi tante volte sono commissionate, e quindi per quanto possibile il tuo stile lo devi adattare anche alle richieste.
mentre questa volta è stato speciale proprio dire faccio quello che voglio. Per fortuna il mio editore è stato molto gentile su questo, mi ha dato carta bianca e siamo tutti molto contenti per adesso. Bene, progetti per il futuro? Progetti per il futuro? Allora, non lo so, sì dai, posso spoilerarlo, sto lavorando a un personaggio del fumetto che diventerà un action figure. Attenzione! Sì, di nuovo per i fumetti, scusami, per i souvenir, certo, che di solito sono sempre, sempre uguali. Nel fumetto c'è la mole antonelliana, che però è una mole un po' patatosa, simpatica, sì, e diventerà un personaggetto, anche quello... sarà online nei banchetti e nei punti che lo vorranno. Grazie allora per questa intervista. Grazie, Sandra, a voi. Questa intervista la trovate ovviamente su tutti i nostri canali, principalmente su ovviamente YouTube e poi Facebook e compagnia cantando. Grazie ai nostri due tecnici che ci stanno permettendo di andare online, che sono Giorgio e Giovin, e ovviamente su Impronta Digitale e su Mercury Comics. Ciao a tutti all'angoliere, ciao! Ciao!